a cominciare. Questo è ciò che è caduto dal cielo. Nessun uomo potrebbe sopravvivere a qualcosa di simile. Chi sei? Che cosa sei? Un guerriero, penso. Sono giunto per portare notizie importanti, ma non ricordo. Il tuo messaggio potrebbe essere la nostra unica salvezza dalla fine imminente. Dimmi tutto ciò che ricordi, straniero. Ogni dettaglio. La caduta. Il fuoco. Una spada di grande potere. Era parte di me, ma si è spezzata in tre parti quando sono caduto. Dobbiamo assolutamente trovare quei frammenti. Ritengo che una volta ricomposta, la spada ti ridarà la memoria. Gli uomini capra imperversano nei campi. Che questo abbia a che fare con la spada? Ma certo! Così come i morti si sono risvegliati attorno allo straniero, così gli uomini capra sono stati portati alla follia dai frammenti della spada. Gli uomini capra non mi fermeranno. Troverò la spada. Non riesci a ricordare altro? Solo che c'erano queste fonti di luce e una sorta di dolore. Come stai ora? Il vuoto mi divora. È una frustrazione senza fine. Calmati. La spada ti aiuterà a ricordare. Gli Oradrim erano potenti maghi convocati dall'arcangelo Tirael per sconfiggere i tre primi maligni, Diablo, Mefisto e Baal. Essi si votarono completamente alla distruzione dei signori dei demoni e lasciarono preziosi tomi e insegnamenti. Come sei diventato l'ultimo degli Oradrim? Un mio antenato era il capo degli Oradrim,
Jared Kane. Alla scomparsa degli Oradrim, i loro tomi rimasero alla mia famiglia. Quando ero bambino mi entusiasmavano i racconti sugli Oradrim, ma fu solo da adulto che compresi le profonde verità che essi contenevano. L'unico discorso è il primo al qua. Mi serve più tempo. Devo tornare in città. Sto ancora aspettando. Sembra che comunque avevo visitato tutto dove andavo. Non posso ancora farlo. Queste creature non cadranno. Serve più potere arcano. Mi piace pensare che ora il mondo sia più sicuro.
Forse in teoria è in sospeso, ma non lo lasciamo. Sono inutili. Bisogno di potere arcano. Abbastanza potere arcano. Non temere, non serve che facciamo omaggio a tutti. Traditori e adoratori di demoni, tutti quanti. Più potere arcano. Thank you.
E lui è. Abilità utile. Diciamo che l'oro ce lo possiamo prendere, quindi ancora più alta, 40 è poco. Ah. Quasi viene. Thank you.
qua il discorso è... tutta sta roba c'è il palo, lancio. Vaffa friga. La nuova merce che sono... I miei articoli sono senza pari. Li ho raccolti ai quattro angoli del mondo. Vendi ciarpa. Teoria. Bellissimo. Giusto. Vendi. Il re Leorica trasferito per molti anni, gli abitanti erano troppo spaventati persino per trasferirsi vicino alle rovine della città maledetta, triste. C'è una spada qui, la troveremo. Abbastanza potere arcano.
tutto sulla spada non è leggendario. Non può usare spada leggendaria. Bisogno di potere arcano. Più potere arcano. Lascialo stare! Sono io il tuo nemico! Ho bisogno di potere arcano.
Non ho abbastanza potere arcano. Più potere arcano. Ancora aspettando. Ho abbastanza potere arcano. Solo qualcuno potesse vedermi adesso. Mi aspettavo di più. Inarrestabile. Non mi piace l'aspetto di quegli alberi. Stai in guardia.
Allora. Ho bisogno di potere arcano. Il frammento della spada deve essere in questa caverna. Thank you.
Questa è la tua fine! Abbastanza potere arcano. Serve più potere arcano. La fossa mi attende. Grazie per avermi aiutato a combattere le tenebre. Opporsi al male è la ragion d'essere di un templare. C'è assai di più nell'universo. Thank you.
posso ancora farlo. Bisogno di potere arcano. Ho saputo che c'è un'ottima vena di metalli e gemme qui sotto. Aiutami a trovarla e ti cederò i miei articoli a un prezzo davvero speciale. Serve più tempo. Sono così bravo che mi fa... Queste creature non cadranno facilmente.
Il posto è questo. Non posso ancora farlo. Come promesso, ecco i miei oggetti in vendita. Intelligenza. E vai. Sono c'è. Eh no, scusa. Tiro è 8. Questa però no, non è per me. Verità. 21.
E direi. Certo che mi aiuterà. Ciao Ciccio. Allora. Vendi. Hai mai avuto paura in battaglia? È la profezia che mi guida. Non c'è motivo di avere paura. Siamo entrambi benedetti, dunque. La fede mi protegge dalla paura. Intelligenza nel quanto costa? Se compra forza più vitalità non è. Aspettavate, vero? Ossa vi attende! Così bravo che mi faccio paura. Sto ancora aspettando. Uccidete! Dobbiamo affrettare il rituale. Magda starà qui a momenti. Sta mutando. Frammento della spada riluce della magia dello straniero.
Chi sei per sottrarmi ciò che è mio? Tuo? Credo che ti sbagli. Non importa, la esigo. Sono Magda e guido questa congrega. Il frammento è mio. Va all'inferno, strega! Molto bene, che i giochi abbiano inizio. Sei stato valoroso, ma non avrai mai il prossimo frammento. È caduto dove solo gli antichi possono avventurarsi. È ancora più subdola di quanto sembri. Torno in città. Non siamo gli unici a cercare la spada. Ho dovuto sottrarre il primo frammento a una strega di nome Magda e ai suoi folli servitori. Zio Dekar, sembrano quei cultisti oscuri di cui mi hai parlato. Molto bene, Lea. Hai prestato attenzione. Straniero. C'è nulla di tutto questo che aiuti la tua memoria? Non ho ricordi di questa congrega, ma sento che alla sua testa si trova un'ombra molto più oscura. Tirael è l'arcangelo della giustizia. Ha aiutato l'umanità per generazioni. Benché gli sia proibito farlo in maniera diretta. Molto tempo fa, a seguito della guerra del peccato, il paradiso celeste e gli imperi fiammeggianti strinsero un patto che impediva loro di interferire negli affari del nostro mondo. Ma i demoni hanno palesemente infranto questo patto. Perché Tyrael non può intervenire direttamente? Il concilio di Angiris, formato dagli arcangeli che governano il paradiso, ha quasi distrutto il nostro mondo una volta, per impedire che i demoni vi diffondessero la loro corruzione. Se Tyrael dovesse agire direttamente, metterebbe in allarme il concilio sulle attività dei demoni qui, ponendoci tutti in pericolo. La congrega di Magda è ciò che rimane dell'antico culto della Trinità che adorava i primi maligni come dei. Ma i primi maligni sono morti 20 anni fa. La congrega chi venera adesso? Rimangono gli ultimi due maligni, Asmodan e Belial. E se dietro questa congrega si cela uno di essi, allora i nostri problemi sono solo all'inizio. Questo frammento sembra molto antico e molto potente. Proprio così. Mi è familiare, nonostante il resto sia ancora oscuro. La tua spada sembra indicarti come un grande campione. Se questo è ciò che sono, allora con la memoria ho perso anche la forza. Forse quando la spada sarà completa ti restituirà entrambe.
vita. No, non abbastanza. Guarda, questi ho pure comprati. Vabbè. Magda mi ha sfidato, affermando di sapere dove si trova il prossimo frammento. Dice che è caduto dove solo gli antichi possono avventurarsi. Mi fa pensare al tempio sommerso vicino alla foresta putrescente. Ricordo che me ne hai parlato, zio. Esattamente, Lea. Il tempio era la dimora dei Nephilim. Lea, la tua conoscenza potrebbe essere inestimabile. Devi andare ad aiutare il nostro amico affinché trovi il frammento. I Nephilim erano un popolo dell'antichità con poteri incredibili. La leggenda dice che combatterono una tremenda battaglia vicino al tempio e che i loro fantasmi si diano ancora guerra. Siamo così diversi. Anch'io ho in me un grande potere. L'unica differenza è che io e il mio non riesco a controllarlo. Piuttosto inquietante. Mi è successo solo poche volte nella vita e solo quando ero in grave pericolo. C'è qualcosa che mi sale da dentro e... beh, faccio fatica a spiegarlo. Ehi, aiuto, per favore, vogliono uccidere la mia amica! I ladri uccideranno la mia amica se non facciamo qualcosa! Aiutami a liberarmi e vedrai con i tuoi stessi occhi! Cosa vogliono dalla tua amica? È solo la figlia di un contadino, Sasha, ma possiede una reliquia che i ladri vogliono strapparle. Sto perdendo la pazienza, ragazza! Non vi avvicinate! Lasciate la ragazza. La reliquia appartiene a lei. Credi davvero alle parole di questo furfante? Va bene, idioti. Vi uccideremo entrambi. Mi copro le spalle! Questa volta non ci scappi! Non finisce qui. Il resto della gilda dei ladri vi troverà. Ecco la reliquia, amore mio. L'avevo nascosta come mi hai chiesto. Mio padre inizia a sospettare di noi, ma ciò non avrà più importanza una volta sposati. Non manca molto, vero? Ma certo, mia cara. Presto ci sistemeremo in una bella casetta a coltivare campi e ad allevare marmocche e bambini. Ma prima devo vendere la reliquia. Ahimè, mi toccherà allontanarmi con il mio amico per farlo. Vieni con me? Sì, sì. Sembra che tu te ne intenda di mercati. Bene, fai strada. Un attimo. La reliquia è falsa! Dei, avrei dovuto saperlo. Sembra che tu abbia bisogno di una mano e per me non è certo salutare rimanere da queste parti. Eccoti qui.
tua fidanzata. Fidanzata? Ti sembro il tipo che si sposa? A proposito, mi chiamo Lyndon. No. Alcuni eroi stanno duellando in una zona qui vicino. Ti va di andarci? Io non t'ho detto niente, d'accordo? Hai paura di rovinare armi e armatura? Qui non c'è da preoccuparsi. In effetti non muore mai nessuno. Che peccato, eh? Dacci dentro. No. Perché non me l'ho fatta affari mia? A posto. Questo che... Ah, ok. Come si diventa Templari? Sei nato nell'ordine? No. Le nostre scritture dicono: come un contadino miete il grano, così l'ordine coglie e purifica le malerbe. Sembra un po' ingiusto. Non mi sembri una malerba. Le tue parole sono gentili, ma non puoi capire. Quando sono stato scelto, la mia vita e la mia anima immortale sono state salvate. Da dove vieni? Da Porto del Re, la città sul mare. Patria di grandi flotte mercantili e di infinite reti che puzzano di pesce. E che mestiere fai? Sto cambiando occupazione, a dire il vero. Non hai mai lavorato onestamente un solo giorno in tutta la tua vita, vero? Ti sbagli. Sono il ladro più onesto che incontrerai mai. Cercasi una reliquia scarlatta delle dimensioni di un pugno. È stata rubata 2 mesi fa durante una rapina alla banca della Gilda dei Mercanti. Gli individui che sono stati arrestati non erano in possesso dell'oggetto. Il legittimo proprietario desidera fortemente riavere la reliquia e offre una ricompensa per la sua restituzione. Mi hai detto che l'ordine ti ha salvato arruolandoti. Quali sono questi peccati che ti perseguitano? Non posso dirtelo. Ignorare il passato non porta nulla di buono. Dovresti cercare la conoscenza, non nasconderti da essa. Mi hai frainteso. Siamo letteralmente incapaci di ricordare il passato. Gli inquisitori mi hanno spogliato dei miei peccati e del loro ricordo, rendendomi puro. Allora, possano le battaglie non finire mai! Piru? Abbiamo fortuna insieme. Tu che sai fare, maleste? Una grande scelta. Questo fatto è scocca, puoi dargli alla volta. Ad aria va a salire.
scocca blindarmi alla volta. Io adesso quanto? Scoccare blindarmi. Non me lo dici. E cosa affronteremo oggi? So che i Tomi dicono su Alaric che questo tempio non è incoraggiante. Devi essere Alaric il guardiano. Zio Dekar mi ha detto che monti la guardia per l'eternità a questo luogo maledetto. Pensavo fosse un mito. Sei una Nephilim? No. È un millennio che non ci sono più Nephilim. Un altro mito. Cerchi l'ingresso di questo tempio, ma solo un Nephilim può entrare. Se otterrai le chiavi dalle tombe all'esterno e le userai sulle porte, vedremo chi e cosa sei davvero. Seguimi. Alzerò il ponte per permetterti di passare. Cerca due tombe nei boschi sull'altra sponda. Il sepolcro del guerriero e la cripta degli antichi. Al loro interno si trovano le chiavi del nostro sacro tempio. Una coltre di antica sventura incombe su questa foresta. Questa è la gente di Alaric. No, questi sono spiriti malvagi. Se permette, mi dispiace, ma...
Dirigete, poi scegliere col pendolo. 48 di intelligenza. Tanta intelligenza, peccato che perdi un'altra cosettina, ma... Quando tutto questo sarà finito, potrei aprire una locanda. Se sopravvivrò. Non penso che quella vita farebbe per me. Beh, se mai cercassi un lavoro, ti terrò in considerazione. Sei gentile. Lo Deckard chiamava quelle creature volanti morte alate. Dovevano fuggire finché ne avevano l'occasione. Ho passato molti anni a studiare luoghi come questo con zio Deckard. Quanti ricordi. Anche a me piace dare la caccia alle creature del male in terre sconosciute. Mi riferivo a ricordi felici. Anche io. Aspettavate, vero?
Serve più tempo. Inarrestabile. Sono anche un modo viaggiare, vedere il mondo. Ma non così, vero? Sì, non è più come una volta. Non temere, Lea. Il mondo tornerà a essere un luogo sicuro. Ancora aspettando. Mi ricordo di quando ero bambina e cercavo artefatti perduti con zio Deca. Sono lieta che sia finita. Serve più tempo. Eravamo certi di poter superare qualunque trappola gli antichi avessero collocato per i ladri di tombe. Ma i cadaveri dei miei compagni testimoniano la follia della nostra arroganza. Tra poco sarò morto anch'io. L'avidità è stata la nostra rovina. Era fortuna. Alaric dice che la nostra gente può sopravvivere alla battaglia imminente. Ma nei suoi occhi ho visto la verità. Perché mi ha ordinato di fare la guardia al lume dell'onore. Quelle cose striscianti stanno massacrando la mia gente nella foresta. E non posso fare niente per impedirlo. Città così
così aperta e affascinante. Si nutre di commercio e nuove idee. C'è sempre qualcosa di nuovo ed emozionante da vedere o sentire. Thank you.
tempio è aperto. Entrate e sconfiggete i guardiani. Nonostante siano miei fratelli, cercheranno di uccidervi appena entrati. Non posso biasimarli perché svolgo. Levatevi, fratelli! Levatevi e date battaglia! La tua forza eguaglia quella dei nostri più grandi campioni. Hai idea di cosa potresti essere? Puoi entrare nel nostro luogo più sacro. Lo spirito dice il vero. Questo era un luogo pervaso di bontà. Lo sento. La pietra del mondo è stata cambiata. I nostri figli nascono deboli e muoiono presto. Il demone Nereza ha promesso di restituire loro il potere, ma invece li ha trasformati in creature deformi e li ha inviati in guerra contro di noi. Forse periremo, ma non prima di averla scaraventata negli inferi fiammeggianti! Dimmi di questa locanda che vorresti aprire. Questo mondo è troppo pericoloso. Hanno bisogno di un luogo sicuro dove riposare e riprendersi. Un rifugio durante il loro viaggio. Devi innanzitutto pensare alla tua sicurezza. E lo fa. Il nobile eroe si è fatto strada sin qui solo per morire. Magda! E chi è che porti con te? La figlia di Adria ha del potere dentro di sé. Non importa, tua madre farà presto la tua stessa fine, piccolo. Il frammento è mio. Inondate questo tempio con la sangue! Cosa intendeva dicendo che mia madre subirà il mio stesso destino? Che mia madre sia ancora viva, dopo tutti questi anni? Vuole tormentarti, non darle ascolto. E a cosa si riferiva quando ha parlato del potere in te? La battaglia è stata troppo semplice. Sta giocando con noi. Dobbiamo tornare subito da zio Deckard. Devo tornare in città.
La pietra del mondo era un antico artefatto di immenso potere. Venne usata non solo per creare il nostro mondo, ma anche per dominare l'umanità. Gli umani originari erano noti come Nephilim e il loro potere era tale che si temeva potesse influenzare l'equilibrio nell'eterno conflitto fra paradiso celeste e inferi fiammeggianti. Così la pietra del mondo venne regolata per affievolire i nostri poteri, trasformando l'umanità in quel che è oggi. Ma adesso che è stata distrutta, è presumibile che i poteri dei Nephilim riappariranno. Tyrael fu costretto a distruggere la pietra del mondo quando Baal, il signore della distruzione, la corruppe nel tentativo di controllare l'umanità intera. La distruzione della pietra del mondo deve aver scatenato delle energie incredibili. Ha sventrato il monte Arreat, la montagna che l'ospitava, lasciando al suo posto solo un cratere fumante. E da allora nulla si è più saputo di Tyrael. Ho saputo che hai portato con te Lea alla ricerca di antichi artefatti e tomi. Non era pericoloso? Non quanto potresti pensare. Allora c'era più calma in giro per il mondo. La maggior parte della gente non badava a un vecchio e a una ragazzina disarmati e senza un soldo che attraversavano le loro terre. Zio Dekar e io abbiamo viaggiato per tutto il mondo quando ero bambina, in cerca di antiche tradizioni e di artefatti. Era così emozionante esplorare antichi templi, scavare in cripte dimenticate. Sono fortunata a essere stata cresciuta da Zio Dekar. Quante cose ho imparato da lui. Ma ora ho dei dubbi. Vedo a quale prezzo ha dovuto pagare la sua ossessione. Quale prezzo dobbiamo pagare noi? Fino a poco tempo fa vivevo a Caldeum. Hai detto che abitavi lì con tuo padre? Sì, era un diplomatico. Vivevamo in un maniero con servitori, terrazze e tutto il resto. Quando iniziarono i problemi, tutto cambiò. Per qualche ragione, si sparse la voce che mio nonno fosse responsabile della follia del re. Il lavoro di mio padre ebbe un tracollo. Nessuno gli rivolgeva la parola. Nonostante tutto, non perse mai la speranza che le acque si sarebbero placate. E così fu? No. Preferirei non parlarne in questo momento. Perdonami, ho del lavoro da fare. Allora. Non dovresti sprecare tempo correndo dietro alle donne. Spreco? Non c'è tempo speso meglio. Ma non tieni nessuna di loro? Ne ho trovata solo una che valesse la pena di tenere. Ma mi è scappata. Però non dovresti importunare tutte le donne che incontri. No, certo. A volte loro dovrebbero importunare me. È
Eravamo solo un passo avanti rispetto a Magda, ma ora abbiamo il secondo frammento. Ricordo una luce dirigersi verso un villaggio di pescatori. Deve trattarsi di Wartam. Ah, ottimo, mia cara Lea. Fatevi portare lì dal traghettatore. Ho della nuova merce che sono sicuro ti piacerà. Vendi. Vendi. Moglie, non credere che non ti veda spogliare in notte. Stavo pensando. Ho bisogno di prendere il traghetto per Wartam. E ci porterò, ma fai attenzione. Dal villaggio si leva del fumo. Stanno distruggendo la città! Fuggite finché potete! Per tutto ciò che è sacro, la città è in fiamme! Volontariamente verso la morte. Magda è vicina. Vi prego, la mia famiglia si nasconde nella cappella con il resto degli abitanti. Dobbiamo raggiungerli. Non fuggire, ti farei ammazzare. Pazzi, non mi impedirete di avere la spada. Ci mette male. I miei servitori ridurranno questa città in cenere. Per succedere qualcosa. E troveremo altro. La gente nella cappella ha bisogno del mio aiuto. Mi dirigo là. Ci hai salvati. Ti dobbiamo le nostre vite. Cerco l'elsa di una spada che è caduta dal cielo. Brilla di luce magica. Ne sai qualcosa? L'abbiamo trovata giorni fa.
Vorrei che non l'avessimo portata qui. Vieni, ho lasciato Virgil di guardia. Saremo felici di liberarcene. Tornerò a Tristram a controllare che zio Deckard stia bene. Ti dedicavi ai tuoi eroici viaggi, ho recuperato i 3 frammenti della spada e imprigionato i tuoi amici. Avrei dovuto aspettarmelo. Devo tornare a casa di Kane. La scelta sta a te, Kane. Usa le tue arti oradriche per riparare questa spada, o la tua cara Lea andrà incontro a una morte orribile. Oh, tutto questo dolore, questa distruzione. Quanto vale questa spada per voi? Per me, nulla. Per il mio padrone, Belial, tutto. La tua rabbia è troppo forte, ragazza. Hai vinto questo scontro, ma se la spada non sarà mia, la otterrò da chi ne sarà in possesso. Alla fine, avrò la lama! Zio, non puoi morire. Niente può impedirlo ormai, ma c'è un'ultima cosa che devo fare. La spada deve essere ricostruita. Come sospettavo, la spada proviene dal paradiso celeste. Lo straniero è un angelo. Come affermano le cronache, la verità è nel profondo. Deckard! Come hai imparato a combattere? Me l'ha insegnato mio fratello quando eravamo piccoli. Pensava che la balestra fosse l'arma migliore per me, perché mi avrebbe dato il tempo di filarmela se facevo qualche casino. Adesso lui dov'è? Oh, è sempre a Porto Delle. Immagino che ci rimarrà per un bel pezzo. Se solo riuscissi a controllare questo potere, forse avrei potuto salvarlo. Non è colpa tua. Magda è la sola a dover pagare per la morte di Kane. Magda e il suo padrone, Belial. Il diario racconta di un angelo caduto dai cieli mentre l'ombra dilagava dall'abisso. Lo straniero è la chiave di tutto questo. Non so se sia un angelo o un uomo, ma la spada gli farà ritornare la memoria. Quando il mio potere è esploso, per un istante sono riuscita a leggere la mente di Magda. È fuggita nelle terre alte. Puoi raggiungerle attraversando le caverne sopra Wartham. Sappi però che ti starà aspettando. Può piazzare tutte le trappole che vuole. Non la salveranno. Faccia.
E si va. Adesso è una questione d'onore. Non dobbiamo esitare. Ve l'aspettavate, vero? Una scaramuccia. Voglio una vera battaglia. La mia regina canta per me, la sua musica risuona dall'aldilà. L'aria è permeata dall'effluvio del terrore. Ciò è di cattivo auspicio.
Thank you.
Visto quelle colonne dietro le ragnatele? Questo luogo fu eretto da mani antiche. Sono inutili. Non posso ancora farlo. Ero uno di essi, normale, puro. Poi la sua voce giunse a me. In quel momento ho capito chi dovevo servire. Devo uccidere chi minaccia la mia padrona e il potere oscuro che l'ha creata. Sono stato scelto. La mia padrona mi ha accettato. Avvicinati e prova il suo amorevole abbraccio. Non penso di voler incontrare la tua padrona. Thank you.
però... Ancora aspettando. Fa schifo. Ti ringrazio. Inarrestabile. Cancelliere Emon, è della massima importanza mettere al sicuro il mio maniero dalla feccia traditrice di Tristram. Le caverne a est sono troppo vicine alla mia terra. Devono essere bloccate e ostruite completamente. Credo che di recente l'arcivescovo Lazarus abbia vincolato magicamente alcuni aracnidi. Potrebbero tornarci utili. Il male cova in molti luoghi. Demoni, bestie. Anche nel cuore.
fossa vi attende. Posso ancora farlo. Prego, aiutami. È orribile. Succhiala interiora dalle sue vittime. Oh no, no, è troppo tardi, la sento. La regina ragno sta arrivando. La regina ragno? Hai bisogno del suo veleno per dissolvere. Possiamo andarcene da questo posto orribile. È stato terribile rimanere bloccata lì dentro in quel modo. Grazie agli dèi sei arrivato. Che cosa ci fai qui? Cerco un uomo rapito dalla congrega. La congrega? Li ho visti trascinare qualcuno nel maniero di Leoric. Forse era l'uomo che cerchi. Ah, ma potresti avere qualche problema ad arrivarci. Non che ne vada fiera, ma ho rubato il bastone di un potente sciamano Khazra. Il Khazra si è arrabbiato e mi ha inseguito fin dentro le caverne. Puoi trovare il bastone sul mio carro nelle Terre Alte. Se lo porti alla barricata dei Khazra, potrebbero farti passare. Ah, c'è stata te. E pure che la spada.
No, no, no. Intelligenza, salire al secondo, no. Ah, non è che ci dà 20 qua. Queste terre appartenevano alla corona. Che Nuova Tristram e i campi che la circondano siano stati ripopolati nel corso degli anni, le terre alte rimangono deserte, se non per le rovine cadenti dei vecchi avamposti di Leoric. Il re eresse diverse torri di guardia nella sua paranoia, ma ormai non riescono a tenere lontani nemmeno gli uomini capra o le bestie selvatiche. Una tragedia, in vero. I locali dei Khazra sono diventate una minaccia seria.
attaccano le carovane e si stanno avventurando in zone dove non erano mai state avvistate. Abbiamo bisogno che tu ci risolva il problema. Ti pagheremo 25 monete d'oro per la testa di ogni Khazra. Scusa, sì, faccio una cosa molto stupida per questo. Avversario!
comprendo come il male si manifesti di giorno. Dovrebbe vedere la luce. Magari il sole è neutrale. Ma la luce è l'opposto letterale e figurato del male. Salute, amico. Uno di quei luridi saprofagi mi ha rubato un antico fodero, estremamente raro. Ho seguito la bestia fin qua dentro, ma poi l'ho persa. Magari puoi recuperarmelo. Serve più tempo. Le vostre difese sono inutili. Un avversario davvero degno. Glorioso. Thank you.
Sono davvero grato. Non l'avrei più rivisto senza il tuo aiuto. Ti interessa comprare qualcosa da me? Questo povero è un raro tesoro. La sua iscrizione dice Talik il difensore in lettere arcaiche. Era uno degli antichi che proteggevano il monte Arreat, fino alla devastazione causata dalla pietra del mondo. Un vero guerriero che sacrificò la propria vita per risparmiare al mondo l'oscuro destino in cui ora è precipitato. Bella scelta. Anello dentro. Cacca. Che farò in borsa? Ah, ho sbloccato. Carino. Cioè questi. Dai, vitalità e ora non mi interessa. Ah, ripara. Vendi, vendi per fame. Pam! Allora.
casa che c'è lì, cioè io sto bene pure così, cioè questo qua. Due mani rare. Io non becco questo, ma sto bene così. Faccio paura. Tutti i crociati erano guerrieri formidabili. Avevano padroneggiato il potere della luce, delle armi e di se stessi. Tutti avevano giurato di vivere e di morire da crociati. 200 anni or sono, presero i loro apprendisti e si inoltrarono nelle paludi orientali. Da quel momento non se ne sente più nulla. Fino a oggi.
Dai, 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 vado a sbrigare. Sono inutili. Il mio sapere aumenta. Entrambi dissennati quanto bestie. Porca puttana, sono sia là che là che là. Non ce la farò mai. E pipipi, niente. Si muove. Breccia nella torre! Non fateli avanzare oltre!
quale abilità devo dedicarmi? Torno in città. Andiamo così. Sta bene così. Ma faccio salva.
Sara. Non ha salvato.